Rapina in farmacia, parte un colpo, attimi di paura alla farmacia dalla Valle di Viale Dante. Durante la colluttazione con un dipendente, al bandito è partito un colpo dalla pistola scacciacani che impugnava. Aggredito e rapinato dalla baby gang, vittima un sedicenne che passeggiava in via Emanueli a Piacenza, accerchiato da quattro ragazzi, uno gli ha portato via il cellulare. Unità di strada per salvare le prostitute, volontari della comunità Papa Giovanni XXIII saranno lungo la Caorsana, domenica sera una fiaccolata. Giro di vite per i locali rumorosi, controlli più serrati per i locali che disturbano la quiete pubblica. La Giunta ieri, oltre al PSC, ha approvato anche il piano di classificazione acustica. Da sabato provincia Thriller, parte sabato 2 novembre alle 20:20 la nuova trasmissione di Telelibertà dedicata a delitti e misteri del Piacentino. Pro Piacenza in vetta, dopo aver agganciato la prima in classifica, la squadra di Franzini si prepara alla sfida a Borgomanero.